L'Iside svelata di Madame Blavatsky. Il principe di Hohenlohe, così famoso durante il primo quarto del nostro secolo per i suoi poteri di guaritore, fu lui stesso un grande medium. In realtà, questi fenomeni e questi poteri non appartengono ad alcuna età né ad alcuna religione in particolare. Formano una parte degli attributi psicologici dell'uomo, il microcosmo. Per secoli i clicaushi, letteralmente ululanti, gli yorodevoi, letteralmente idioti, ed altre miserabili creature sono stati afflitti da strani disordini che il clero russo e il volgo attribuiscono a possessione da parte del demonio. Essi si affollano sugli ingressi delle cattedrali senza osare entrare, temendo che i demoni li controllino, li gettino violentemente a terra. Voroneg, Kyiv, Kazan ed altre città che posseggono le reliquie taumaturgiche di santi canonizzati abbondano di questi medium inconsapevoli. Si possono sempre trovare in gran numero, raccolti in gruppi repellenti o vagabondi per i portali e i portici. In certi momenti della celebrazione della messa da parte del clero officiante, come all'apparizione dei sacramenti, o all'inizio della preghiera corale Heischer Duvim, questi mezzi maniaci e mezzi medium cominciano a cantare come galli, ad abbaiare, a muggire, a ragliare e finalmente si abbattono in terribili convulsioni. L'impuro non può sopportare la santa preghiera. È questa la pia spiegazione. Qualche anima caritatevole, massa a pietà, offre qualche ristoro e distribuisce qualche elemosina a questi afflitti. Ogni tanto un prete è invitato a esorcizzarli, nel qual caso egli compie la cerimonia per amore e carità, o perché è allettato da una moneta d'argento da 20 copechi, a seconda dei suoi impulsi cristiani. Ma quelle miserabili creature, che sono medium perché a volte profetizzano e danno visioni quando l'attacco è genuino, non sono mai molestati a causa della loro disgrazia. Perché il clero dovrebbe perseguitarli o il popolo odiarli e denunciarli come odiosi stregoni? Evidentemente il comune buonsenso e la giustizia suggeriscono che se qualcuno deve essere punito, non sono certo le vittime incapaci, ma il demonio che, a quanto si crede, controlla le loro azioni. Il peggio che possa capitare al paziente, uomo o donna, è che il prete lo inondi di acqua santa e gli provochi un raffreddore. Se il rimedio non è efficace, il clicoccia è abbandonato alla volontà di Dio e ci si prende cura di lui per amore e per carità. Per quanto superstiziosa e cieca, una fede fondata su tali principi merita certamente un qualche rispetto e non può mai essere offensiva né per l'uomo né per il vero Dio. Ma non è così per i cattolici. Per questo essi, e secondariamente il clero protestante, con l'eccezione di alcuni pensatori eminenti fra gli uni e gli altri, saranno criticati in questa opera. Vogliamo sapere su quali basi fondano il loro diritto di trattare gli spiritualisti e i cabalisti indù e cinesi così come fanno, denunciandoli insieme con gli infedeli, creature da loro stessi inventate, come tanti dannati al fuoco inestinguibile dell'inferno. Lungi da noi l'idea della minima irriverenza e tantomeno bestemmia verso il divino potere che ha chiamato alla vita tutti gli esseri visibili ed invisibili,
Non osiamo nemmeno pensare alla sua maestà e alla sua infinita perfezione. Ci è sufficiente sapere che esiste e che è tutto saggezza. Ci basta avere, in comune con le altre creature nostre sorelle, una scintilla della sua essenza. Il supremo potere che noi riveriamo è illimitato ed infinito. È la grande anima spirituale centrale, dai cui attributi e dai visibili effetti del cui volere noi siamo circondati. Il Dio dei veggenti antichi e dei moderni. La sua natura può essere studiata solo nei mondi evocati dal suo potente Fiat. La sua rivelazione è tracciata dal suo stesso dito in figure imperiture di armonia universale sulla faccia del cosmo. È l'unico Vangelo infallibile che noi riconosciamo. Parlando degli antichi geografi, Plutarco fa notare nel Teseo che essi raccolgono ai margini delle loro mappe le parti del mondo che non conoscono, aggiungendo note al lato per indicare che più oltre non vi è altro che deserti di sabbia pieni di animali selvaggi e di paludi inavvicinabili. I nostri teologi e i nostri scienziati non fanno forse lo stesso? Mentre i primi popolano il mondo invisibile di angeli e di demoni, i nostri filosofi cercano di persuadere i loro discepoli che dove non vi è materia, non vi è nulla. Quanti dei nostri inveterati scettici appartengono, nonostante il loro materialismo, alle logge massoniche? I fratelli della Rosa Croce, misteriosi praticanti dell'età di mezzo, vivono ancora, ma solo di nome. Essi possono versare lacrime sulla tomba del loro rispettabile maestro Hiram Abiff, ma invano cercheranno il vero luogo dove fu posto il ramo di mirto. Rimane solo la lettera morta. Lo spirito è fuggito. Essi sono come i cori inglesi o tedeschi dell'opera italiana che, nel quarto atto dell'Ernani, scendono nella cripta di Carlo Magno cantando la loro cospirazione in una lingua per loro assolutamente sconosciuta. Così i nostri moderni cavalieri dell'Arca Santa possono scendere ogni notte, se vogliono, attraverso i 9 archi nelle viscere della terra, ma non scopriranno mai il sacro delta di Enoch. I signori cavalieri della Valle del Sud e quelli della Valle del Nord possono cercare di convincersi che la luce sorge sulle loro menti e che, mentre progrediscono nella massoneria, il velo della superstizione, del dispotismo, della tirannia e così via, non oscura più la visione delle loro menti. Ma queste sono solo vuote parole finché si trascurano la magia, loro madre, e voltano le spalle al loro fratello gemello, lo spiritualismo. In verità, signori cavalieri dell'Oriente, potete lasciare i vostri seggi e sedervi a terra in atteggiamento di dolore, prendendovi la testa fra le mani, perché avrete ampie ragioni di gemere e piangere sul vostro destino. Da quando Filippo il Bello distrusse i cavalieri templari, nessuno è apparso a chiarire i vostri dubbi, malgrado ogni pretesa in contrario. In realtà voi siete raminghi lungi da Gerusalemme, cercando il tesoro perduto del luogo sacro. Lo avete trovato? Ahimè, no, perché il sacro luogo è profanato. I pilastri della saggezza, della forza e della bellezza sono distrutti. Quindi dovete errare nell'oscurità e viaggiare in umiltà fra i boschi e le montagne,
in cerca della parola perduta. Passate! Non la troverete mai finché limiterete il vostro pellegrinaggio al 7 o anche al 7 volte 7, perché andate vagando nell'oscurità e questa oscurità non può essere dissipata che dalla luce della brillante torcia della verità, portata solo dai legittimi discendenti di Hormasad. Essi soli possono insegnarvi la vera pronuncia del nome rivelato a Enoch, a Giacobbe e a Mosè. Passate finché non si abbia appreso a moltiplicare 333 e a battere invece 666, il numero della bestia apocalittica. E allora farete bene ad osservare la prudenza e ad agire sub rosa. Per dimostrare che le nozioni di cui si valevano gli antichi per dividere la storia umana in cicli non erano del tutto prive di base filosofica, chiuderemo questo capitolo presentando al lettore una delle più antiche tradizioni dell'antichità relative all'evoluzione del nostro pianeta.